poi eccola sola. Francesca Salvatore inizia un tour de force importante per il suo Montesilvano. Partiamo dal derby, che aria tira? Beh, guarda, noi siamo tranquille, stiamo giocando bene, le ragazze le ho quasi recuperate tutte quante, quindi il gruppo è finalmente al completo. Derby è sempre una partita particolare, anche perché ci troviamo a dover scattare un'andata sicuramente non felice, e quindi ci sono tutti i presupposti per far bene. Quali sono gli errori da non ripetere rispetto a quella partita? Ma sicuramente sono stati errori dati dalla scarsa concentrazione, perché comunque qualche giorno fa, rivisto la partita, tutto sommato non è stata una partita malvagia da parte nostra, però ovviamente loro hanno approfittato di nostre sbavature e alla fine, contro grandi squadre, quando commetti gli errori vieni inevitabilmente punito. Mascia, Pastorini, Moreno, Reyes, se potesse, chi toglierebbe la Z? Ma sicuramente ho grandissima stima per il portiere, Mascia non lo dico io, ma è uno dei portieri più forti d'Italia, è completa in tutti i sensi, sia in porta che con i piedi, fuori, ha anche segnato tanti gol, quindi è un personaggio sicuramente che anche a livello caratteriale mi piacerebbe avere nella mia squadra, sebbene io abbia un grande portiere come Ganfili. Le Final Eight vi hanno riservato l'avversario più difficile, lei ha tra l'altro commentato con ironia questo sorteggio, ma è davvero così imbattibile la Lazio? Beh, la carta dice questo, sicuramente l'ironia viene dal fatto che ovviamente si vuole anche un po' sdrammatizzare il fatto che ci danno tutti quanti per perdenti. Io penso sempre che in campo si va 5 contro 5 e io credo che noi dobbiamo fare la partita sicuramente perfetta, perché loro sono forti e non lo scopro io, sono delle atlete complete in tutte le parti, in tutti i sensi, tecnicamente, tatticamente, però io ti dico, quando ho detto che sono contenta che sia capitata la Lazio, perché in fin dei conti arrivi a questo appuntamento senza avere troppe pressioni, cioè alla fine se vinci hai fatto l'impresa, se perdi hai perso contro la squadra che probabilmente alla fine andrà a vincere il titolo, quindi ce la giocheremo, stiamo lavorando molto soprattutto sulle nostre problematiche, le nostre disattenzioni. Io sono convinta che la mia squadra può competere con tutti, quindi se ce la metteranno tutta quel giorno chissà che non esca la sorpresa. In bocca al lupo. Crepi. Grazie.